Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati qui con la 25esima puntata della serie Zielonka. Dunque, siamo sempre qui in compagnia di Teo Sbarba. Ciao. Poi abbiamo Buldir. Ciao. E Artemio. Ciao a tutti. Dunque, stiamo proseguendo le semine del mais e devo dire che però la seminatrice a livello di capienza del concime si svuota molto rapidamente, ci facciamo due passate e mezza e dopodiché il concime è benché finito, quindi bisogna assolutamente farci portare, l'aveva detto già Artemio che me la portavo, gli avevo già accennato e comunque insomma adesso bisogna richiederla perché guarda, ho fatto un'andata e un ritorno e devo praticamente ancora che manca. Dunque, dici che mettiamo adesso. Pronto? Ehi, ciao Marco, sono io Artemio. Ciao, dimmi tutto. Per caso ti serviva la tramoggia? Sì, vale, adesso devo tornare a casa perché si era svuotata di nuovo a seminatrice. Perché vedo che ti fai una mucchio di volte avanti in rio. Ma pensavo mica che tenessi così poco. Ti ho uitomi. Anche perché il fosfato biamonico mica ne butto parecchio. Avevo detto, mi mattino te volessi ascoltarmi, e ora? Ma che detto là in negozio? Dai, è quello che te avevo ordinato. Allora, posso tolla, posso tolla. Boh, demo. Aspetta, mettiamo via la zavora. Cacciamo. Però comunque il trattore è un po' adesso ormai è diventato piccolo, fa una fatica astronomica. Adesso se andiamo a riempire tramorgia davanti, concime dietro, casino, doveseo e non che c'è mai. Aspetta che metto trattore sui parcheggi. Madonna. Ah, questo qui sta, sì. Sì, è. Ma che sei questo qua? Beh, ora me appicco perché qua non c'è mai nessuno. Oh! Oggi che mi tira sotto! Canaia, oh! Ma sei tomato a far cosita? Ma sei sterzo, perché sono senza lavora. Ma dai, ta. Sei gatto. Vieni avanti, boh, fermati. Tocca, appena. Aspetta un secondo. Fermo, Vito. Ma manca il tubo qua. Aspetta un attimo. Ah, boh. Hola. Bene. Aspetta, guarda. Che non che sia che Cardano, no, boh. Che sei cane? Tagà il cane e l'olio. Tutto. Spinotto, bene. Vuoi lasciare? Ah sì, bene, non so, mia sei che fa? Che fa, ce la fa. Mamma mia, sì. Devo dire un altro trattore. Tagà la freccia. Tagà quattro frecce, dai. Quattro frecce anche, Marco. Là. Fari. Fanai. Oh, funziona tutto. Boh. Ottimo. Vamos. Grazie. Ieri era già nel pre. Esatto, era già compreso. Bom. E mi raccomando, dai che ne lavavo dopo a fine. Sì, già adesso devo seminare a pieno regime. Ma come va la seminatrice gli attrezzi che devo procurare? Seminatrice fin adesso ha perso un po' di tempo a regolarla, ma dopo al momento va bene. E il resto non lo so. Sento un po' alla volta. Te mi lasci 5 stelle sulle recensioni. Anche su TripAdvisor.
Sì. Guarda che sentissimo. Anche là siamo rifiniti. Vabbè, dai che andiamo. Andiamo a caricare. Poi il trattore qua è un po' in sovraccarico. Una si carica. Hola, magicamente si è abbassato l'anteriore. Mamma mia. Un carico che macchina qua. Oh, che bello, finalmente. Bene, finalmente abbiamo Abbiamo già. 1695. Oh, 1695 litri. Ma sei sicuro che il trattore regga quel peso o fa E cavolo? questo qua le tira cose rode che fa cheo. Quindi nuovo acquisto? Qua bisognerà adesso vendiamo le carote qua a dicembre verso fine anno e dopo mi sa che è tempo di fare un acquisto. Oh, che bello. Allora, andiamo in moto. Peccato perché il trattore ha uno sterzo eccezionale. Però purtroppo la richiesta di assorbimento di potenza barra pesistica. Mamma mia, non va più avanti. Vediamo se Tocca per sbassiamo. forza. Se sbassiamo questa. No. Non ce la fa più. Tipo 280. Non ce la fa più. Voglio un trattore con ruote. A parte ruote anche normali. Io non te la sto seminando. Sì, stiamo seminando, ma purtroppo far manovre in modo rapido sarebbe anche una Là cosa no, non è molto primaria. Anche facile. perché troppo piano, non va neanche bene troppo piano. Che abbiamo un problema. Problema di fondo che Ho siamo. capito, ti porto il trattore, dai. Vabbè. Aspetta, aspetta, aspetta. Adesso butto su due marcette. Tanto vado a lavare la testata qua da Maestro, ma qua fa la polvere. Bene. Due marcette le abbiamo messe su. Marco, puoi mettere una bella idropulitrice a casa? Dobbiamo andare da Artemio, farci fare un'offerta. E dopo valutare l'offerta perché è un costo molto Non so, mica una chiesa viene a fare l'offerta. oneroso, capito? È Non solito è. delicato, sei pieno di soldi, no? Tocca andare fino al benzinaio per lavare la trebbia, la testata e tutto quanto. E quanto mi costa Marco, di gasolio? ehi. Vuoi questo? Sì, qua. Beh, a parte che ho visto che forzando il cambio si innesca una marcia in più. Alla fine andiamo, alla fine si va, vai 10 km orari. Un po' sofferente, ma ce la fa. Adesso Motore fa cacao e ciao ciao. siamo a 10 km orari giusti, al limite. C'è la lancetta dell'acqua sul rosso. Butta la pasta allora. Però Dettaglio. ce la fa. Ce la fa, ce la fa. Vabbè ragazzi, intanto poi andiamo avanti a seminare. Tramorgia ce l'abbiamo. E niente, poi vediamo. Una volta finito qui, è finito di buttare a calcio e concimi in giro. Comunque mandiamo avanti il tempo che voglio questa puntata qui vendere quei circa 1 milione di litri di carote che abbiamo raccolto. Dunque ragazzi, abbiamo praticamente
quasi finito qui il campo. Un po' a fatica, però vai, tutto sommato, cambiando marcia in manuale ce la fa. Resiste, persiste e ce la fa. Poi con questo campo abbiamo finito, non so se si è buttato un po' di calci. Sì, perché il concime lo stiamo già mettendo in semina, perciò non è necessario. E dopodiché dobbiamo andare a seminare barbabietole rosse al campo 50, che è un campo nuovo che abbiamo fatto anche quello. E quindi adesso non so se sia stato preparato, arato, fresato, insomma quello che è, perché comunque non possiamo andare via direttamente sul sodo con questa seminatrice qui. Quindi possiamo buttare giù lì un po' di barbabietole rosse, dopodiché penso che ormai tutti i campi sono stati fatti e ci manca solamente e finalmente andare a vendere. Olè. Adesso qui bisognerebbe escludere un po' di elementi, ma dai, potremmo su 2-3 marce. Qua lo incrosiamo una schianta, lì è fuori un po' doppio. Bene, finiamo qui e poi vediamo per la semina delle barbabietole rosse, perché dobbiamo cambiare, ahimè, cambiare seminatrice, dobbiamo seminare anche pastinache qui al 56, però abbiamo la 3 metri, capito? Dobbiamo fare l'upgrade alla 6 metri. Io avevo già avvisato Artemio, quindi dovrebbe essere già tutto pronto, basterà solo andare lì. Oh, siamo ritornati. Mamma quanta fatica che devo fare questo qua. Mulir! Oh, dimmi. Preparato? Sì? Dai, dammi qua che Aspetta. devo vado a prendere quell'altra nuova. Mamma mia, sto gnolando qua. Fuori tu. Erode. Che fa la pancia ormai. Maria Santissima. Proprio mezzo adatto questo. Certo, non avevo altro. Senti che motore. Dillo. Esatto. Intanto sistemo qua la lavagna. Guarda Andiamo da che Artemio. sporco. Oh, finalmente la macchina che corre. Guarda qua. Ma sono te, Baiote! Ti ha messo qua. Ah, metti qua! Maria, che di catto. Vedo la macchina grande Sì, ho visto, guarda, devo andare a seminare con questa per caso. qua. No, c'è perché ero via, che qui devo prepararmi a far Oh. presto. Come Da. mai, guardano qua dove mi asito. Canaglia. No, che via il cardano qui. Guardano. E ti ho sentito in sto casa, furbetto. Mi serve, poi batti panocci. Poi il Senti, sto guardando per il muivaro. muin. Indrio, boh. Metto qua il cane, tutto. Bene, posso seminare bietola rossa adesso. No, io basso un attimo, avevo Anca. un'offerta a proporte. Ah, aspetta che mo' a pagarla questa. Esatto. E ora intanto te ne dai 27.000 euro. Tu degli schei qua. Corrientro No, non posso farti manco. incluso. Eh sì. Mamma. Mi spero che si paghi bene queste barbabietole, perché sennò ha problemi, eh. Anche perché nuova costaria 51.500, se capisci anche a te che per sconto. 20 così tutto. 27. Va bene. Ciao papà. Oh, dopo ti interessa questa? Vieni qua. A te ho appena portato, mi sono dormito in giro. No, questa. Oggi ho Ma ti cerbiato. interessa? Hai distributrice? Ehi. Ma abbiamo che sia veramente una bella offerta, se no non la porto a casa.
Ora, avvegneria 3.000 euro, perché sei professionale e tutto, te che spiù, Quanto? ma... Avvegneria 3.000 euro. Sì, te hai capito. Ma siccome la sta usata mia, eccetera, eccetera, a 500 euro vengo montarti anche. Boh, muovete allora. Boh, Muovate, asse me la ora è tempo. a posto, che se vuol dire che va a lavare la seminatrice, che se zozza. Va bene. Via, vai a seminare, anzi vuoi cambiare il trattore prima. Senti che macchina, la vecchia, 926. Ma hai dato da bere alla seminatrice qua che è cresciuta? Bello. Sì, ho allungato tutto qua. Aspetta, Sì, piano piano. poi c'ho la testa. Oh. Ma con viso no, di me cavata no, basta io inizio a testa. Dai, sgancia. Metta. No, così. A posto. Ci attacchi lui o lui? Io voglio che sia veloce e seminare, non posso perdere tempo a girarsi. Devo Aspetta, dov'è la zavorra che non mi ricordo più? l'abbiamo buttata dentro l'altra parte. Ah, mi sa che è qua allora forse. Portami la zavorra intanto. Sì, portami, non è che posso sollevarla e Mamma portarmela qua. mia. Guarda che la trovo perché non la vedo più, dove cacchio è finita? Arriviamo in bosca qua. Non lo so. Arriviamo scaricata qua dritta. Guarda là, te lo sbarro mi ha parcheggiato davanti tutto il trafanto. Ah sì, era là. Beh, E te lo sbarro ha fatto il furbetto. guarda che colore orribile che ha. Beh, Ma che colore orribile, bega mai. Dai, insomma, cos'è un blu? ingancia. Qua c'è un piccolo problemino, dobbiamo allungare i capannoni. Dobbiamo? Sì. Ups. Allungare i capannoni. Sì, a cavare le porte. Perché allungare i capannoni? Perché non ci sta più niente dentro. Ma come? Ma perché non sapete parcheggiare? Va bene. Sì, abbiamo appena visto che toglieva un portone, ma va bene. Mamma mia, perché uno adesso non può sbagliare una manovra. No. Occhio che incasini fuori tutto, aspetta. Ho visto il capo per Oh, caso. ecco qua. è di là con Là. 115. Ma sentilo, Bene. Marco, spegnilo, no? Marco! Apriamo cassettine. Marco! Artemio! Dove mettiamo la bestia? Ciao! Adesso... Sognami. Penso a vedere per fare il lavoro, se vado a attrezzarmi con un ministro che sa mare, tirare tubi, eccetera, eccetera. Allora, la cosa più sensata forse sarebbe metterla qua vicino all'officina, che magari ti fai il lavoro e te che è da lavare l'attrezzo. Esatto. Perché vicino Mario, casa mettiamo dopo sguincia le finestre e paltano. qua. Mettila qua, che dopo sei vicino alla stradina, sei vicino a tutto, insomma, spazio ampio e dopo sei scolo dell'acqua. Domani mattina voglio fare del lavoro, dai. Va bene, va bene. Anche poi adesso sei 5 e mezza, vado a impissare il barbecue. Mamma mia. Va bene, saremo domani. Titi busy barbecue mi taggo a seminare. Sai che se vi fuori buone che Baba Pietro eating compro potrei farmi la griglia. Potrei minimo dovrei un quintale, no? E un quintale maio mattina e mezzo di sera, mattina e mezzo di sera e magno. Bene. Chiudiamo su e andiamo, dirigiamoci il campo. Oh, qui abbiamo già un peso inferiore, il trattore si sente già più allegro. Mamma mia, quanta roba seminata. Sono tutte carote a tirare su, appena vendiamo, finiamo di preparare i campi, poi ci diamo dentro a manetta.
Ok, 6 metri. Là, un bel campo qua. E viene fuori roba. Su di giri, turbina. Olle. Si cammina 10-12 km orari. Anzi, impostiamo anche GPS guida. Dai, ho capito, sì. Bene, regolato un attimino la GPS. Adesso possiamo andare via tranquilli. E adesso qui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fili. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pare strano di farla dispari. Bene, consumo di, diciamo, di piccole barbabietoline rosse che poi crescono. Insomma, dai, già da 100% siamo già all'83%. È un'idea che, a parte che il campo è strettino, quindi non a occhio e croce 4-5 passate sono finite. Forse ci basta anche un carico. Seminiamo tutto e andiamo avanti. Rotazione rapida con super sterzo. Dunque, 1%, purtroppo manca l'ultima passata. E niente, andiamo in velocità in farm a ricaricare. Nel frattempo abbiamo Teo Sbarba, sta arrivando qui con il concime per dare una concimatina qua al campo. Così da aumentare la produttività. Guardatici per l'ultima passata. Aspetta che giriamo qua. Con questa semina poi è l'ultima, perciò possiamo finalmente andare avanti nel tempo e per la prossima puntata con certezza. Adesso carica o vogliamo da aprire tutto? No, carica, perfetto. E con certezza possiamo mandare avanti il tempo tenendo sempre un occhio di riguardo alle erbacce che dovranno essere prontamente diserbate. E niente, poi siamo finalmente pronti per vendere tutte le carote e vediamo quanti soldi prendiamo. Con i soldi accumulati vedremo se prendere un altro trattore per migliorare la velocità nelle semine, perché questo qui poverino Mari va bene per seminare robetta piccola, però quando iniziamo combinate cose varie, poverino, giustamente non ce la fa più. Via, stiamo. Guarda se mi tocca fare una passata di ritorno. Olè. Vabbè ragazzi, intanto direi che per questa puntata è tutto. Commentate, iscrivetevi e lasciate un bel like. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.